Fantastico! Allora, sono super abbronzate, questo si vede, questo mi fa molto piacere. Ciao papà! Allora, vieni! Oggi facciamo una ricetta che penso più estiva non si possa. Come vedete ho tagliato ancora di più i capelli, mi piacciono un sacco, a me non piacciono, ma... Va bene? Io ho caldo, basta, oggi fa caldo, si muore. Basta. Tra l'altro, non ho altro da dire. Non so se dalle vostre parti fa la stessa cosa. Cosa c'è? Non si vede bene. Non si vede bene. È un po' sfocato. No? Sarà questione di illuminazione. Vabbè, fa niente. Allora, dicevamo, non so se anche dalle vostre parti fa così, ma qua al nord, la sera, soprattutto in questo periodo, arriva una cappa di nuvole terribile. Sì. E a quest'ora si muore. Allora, visto che fa caldo, io non so come funzioni, però Alessia ha pensato una cosa molto fresca e molto estiva. Sì, allora io le facevo quando eravamo a Parigi, quando io lavoravo in hotel, mi facevano sempre fare queste acque aromatizzate che poi noi mettevamo nelle stanze perché lavoravamo in un hotel di uomini d'affari. Quindi cosa succedeva? Che noi preparavamo questa acqua aromatizzata, gliela lasciavamo nel frigorifero, questo arrivava la sera morto di caldo, si beveva la sua acqua aromatizzata e stava subito bene. E voilà. Quindi abbiamo qua 8 ingredienti che lei dice di accoppiare. Quindi il bello di questa ricetta è che potete prendere quello che vi pare. Secondo il gusto. Allora, prima cosa, io ho risumato un vecchio regalo di compleanno. Sono delle bottiglie con le rispettive cannucce. Non mi ricordo quando ci sono state regalate. So che ce le avevo, ho detto senti, per tenerle là. Servono, no? È giusto, te le hanno regalate perché potevano se la servire. Vedete, hanno già il foro sul tappo. E poi hanno sulla cannuccia hanno un anellino che serve per attaccare e far sì che non esca dalla cannuccia. Praticamente fa un po' da tappo. Da isolante. Allora prendiamo quindi una bottiglietta, qua lascia stare. E cominciamo a riempire le bottiglie di acqua fredda. Io non l'ho neanche presa, non l'ho messa in una brocca perché fa talmente caldo che non ci viene tempo a diventare calda. Quindi prendiamo direttamente dal nostro rubinetto dell'acquedotto un bel po' di acqua, la fate scorrere un po' in modo tale che diventi bella fredda, no? Ecco qua. Allora incominciamo con una, poi man mano le facciamo vedere. Sì, intanto spieghiamo la prima. No? Allora, iniziamo da quella più particolare per quanto mi riguarda. Qua abbiamo dei mirtilli, il limone, le ciliegie, i ribes, le albicocche, lì non vedo. Il basilico, il rosmarino e la anguria. Per cui prendiamo. Partiamo da quella più particolare. Anguria e basilico. Vabbè, anguria e basilico. Che uno dice chissà. Però se volete fare anguria e limone, fate anguria e limone, eh? Cioè, il bello di queste ricette è che voi potete fare, come vi ho detto, quello che vi pare. Ok, quindi prendiamo l'anguria, la facciamo a pezzetti. A pezzetti, potete farla a pezzetti, a cubetti. Può essere anche frullata? Può essere anche frullata. A quel punto, ovviamente, invece di fare la bottiglia come faccio io, prendete un goccino d'acqua, mettete la polpa dell'anguria e il basilico, frullate tutto insieme e lo mettete nella bottiglia. Ecco, però stavo guardando, ci metti tutta quell'anguria? No, probabilmente ce n'è. Ah, no, perché l'ha riempito la bottiglia, se la riempite e poi ci aggiungete la frutta non ci sarà tutto, certo. Quindi l'acqua dovete regolarla un po' più bassa di livello. Adesso okay. Io non ce la metto tutta l'anguria perché... Beh, però dipende anche dal gusto che volete dare, se volete dare un gusto abbastanza, non dico forte, ma che si senta, è chiaro che di acqua per non sprecarne. Ah, vabbè. Adesso fa cadere l'anguria, immaginavo. Bene. Ok. Quindi quello che sta facendo, riempite la bottiglia fino all'orlo. All'orlo, altrimenti non ci sta la frutta. Va bene, quindi abbiamo messo l'anguria. Io ne aggiungerei ancora, sinceramente. Senti, ma sprechiamo, e poi un goccio d'acqua, non è che stiamo sprecando chissà che cosa. Allora, andiamo a mettere... Mettiamo ancora il pezzettino d'anguria che c'era lì. Ok. Voilà. Asciugamano. Andiamo avanti a mettere, anche qui dipende dal... Mamma mia, hanno scritto un messaggio enorme, ma non dico. Ok.
Ogni tanto buttami un po' d'acqua perché ne ho messa troppa, va bene. Buonasera, c'è un alimento... Asciughiamo. Ormai è diventata vecchia, non legge più, non legge più legge. Simpatico. C'è un alimento leggero, rinfrescante, salutare, che chiamiamo charmula, un'insalata con olio d'oliva e tonno che mangiamo quando la temperatura è alta, oltre all'anguria, salute dalla Libia. Allora... ci informeremo su questo prodotto che non conosciamo. Andiamo a cercare la ricetta di questa, spero di averlo pronunciato bene, charmula, e poi la prepariamo. E poi vi sapremo dire. Quindi abbiamo messo un po' d'anguria, ok, la facciamo a pezzetti. Anche qui, ripeto, potete scegliere, come dice lui, se volete fare la polpa e fare dei veri e propri succhi, potete farli. Esatto, io preferirei fare il succo, in modo tale che poi con la cannuccia aspiro, cioè prendo qualcosa che abbia anche il succo della, certo, dell'anguria, se no rimane poi lì. E poi ci metti le foglie di mento al basilico. Allora, anche qui potete scegliere di metterci il rosmarino, potete scegliere di metterci la menta. Sì, gli abbinamenti li scegliete voi, come preferite. Io la lascio molto grossa, è molto grosso il basilico. Ok, poi si chiude. Tappate. Quindi chiudete e poi mescolate. Sì, ha detto che ha tappato, in realtà sta buttando l'acqua da tutte le parti, ma va bene. Vuoi che faccio io? Magari con il dito un po' più... io ho il dito piccolo. Scuotete, no, è proprio che non è chiuso bene. Vabbè. Tu chiudi, intanto riempio questa. Quindi, vedete, smuovete bene in modo tale che la frutta si distribuisca in tutta la bottiglietta e guardate, è anche carina da vedere. È spettacolare. E uno è fatto. Adesso facciamo un altro tipo. Ok. Allora, facciamone un'altra un po' particolare, tanto sì, le altre bene o male le sappiamo. Albicocche. Sì. Tagliamo. Va bene, allora qua visto che c'è dentro l'anguria e il basilico. Ma questo anellino si può spostare? Io sì, non si riuscirà a spostarlo. Ok, allora tiriamo un po' giù. Perché deve arrivare a livello della bocchetta. Sei sicura? Ma in teoria sì. È talmente... non vorrei che sia fisso così. Dici? Ma sì, non si sposta. Secondo me... non lo fa al contrario? Eh beh, al contrario lo metti così, però... no, no. Prima che la rompa. Infatti. Comunque infilate la cannuccia, in questo caso vedete rossa, con la nostra bella anguria rossa. Adesso la mettiamo qua in bella vista, perché è già pronta, e la lasciate in infusione così nel frigorifero per tutta la notte. Allora anche qui potete scegliere, o la preparate per dire adesso, la lasciate in frigorifero e la bevete stasera, quindi un paio d'ore di frigorifero, o le mettete direttamente in freezer. Potreste anche come idea, oltre all'acqua, aggiungerci dei piccoli cubetti di ghiaccio, allora, così raffreddate più in fretta. Suggerisco di metterli alla fine il ghiaccio, cioè una volta che lo tirate fuori, per dire se siete con gli amici e la preparate, mettete da parte il ghiaccio, perché il fatto di mettercelo dentro va a finire che il ghiaccio sciogliendosi va ancora a riempire ancora di più la frutta di acqua e la fa diventare molle. Invece se lo mettete all'ultimo la frutta fa ancora in tempo a rimanere un po' soda. Ok. Allora qua mettiamo le nostre bicocche. Ovviamente sono pesanti, quindi vanno a fondo. Eh sì, al contrario dell'anguria che invece rimane a galla. Allora qui prendiamo un'altra bicocca. Io ne faccio due perché mi piace che si senta tanto il sapore della frutta. Anche perché la bicocca non ha un sapore così forte, quindi dobbiamo un po' abbondare con la frutta. Al contrario dell'anguria che comunque dà parecchio sapore. La bicocca non ne dà tantissimo. Togliamo il nocciolo, che c'è in mezzo, via, e tagliamo anche la seconda albicocca. Con l'albicocca cosa ci abbiniamo? I mirtilli. I mirtilli. Quindi se vuoi metterceli dentro intanto... Beh, però i mirtilli se li mettiamo così lasciano comunque il loro sapore. Un pochino sì. Adesso noi facciamo una cosa, ne mettiamo un quarto di questi qua che ho messo da parte interi. Che fanno un po' di scena, diciamo, no? Aiuto. È carino vederli, ok? E gli altri invece li tagliamo. Anche solo a metà, anche perché i mirtilli sono piccoli, quindi non c'è bisogno di farli. Sono frutti acquosi, quindi basta tagliarli a metà, nell'acqua rilasciano comunque il loro succo. Adesso ho fatto una cosa più intelligente, l'ho riempita a metà e poi lo riempio dopo. Ah sì, infatti.
Almeno non scappi, mette l'acqua e poi dove la togli, come ho fatto prima. Sbagliando si impara. Esatto. No? Ok. Allora aggiungiamo gli ultimi due mirtilli. Allora, qui qua scegli. Prendiamo una cannuccia arancione. Va bene. Allora, se volete dare proprio il tocco un po' particolare. A tre gusti. Rametto di rosmarino all'interno. Aspetta che. Aggiungiamo l'acqua. Beh, questo è un triplo gusto, per cui sta a voi scegliere se volete aggiungerlo o meno. Quindi chiudiamo. Io riempio l'altra. Andiamo bene, tappiamo, cominciamo a mescolare. Vedete, i mirtilli si mescolano ai pezzi del bicocca. Guardate, è anche molto molto bella da vedere, guardate che carina. Sono molto belle. Ci mettiamo la nostra cannuccia, colore come le albicocche. Ok. E voilà, guardate che bella presentazione. E la seconda è pronta. Ah, precisiamo, mirtilli, basilico, ciliegie, ribes e rosmarino, tutto farina del nostro sacco, cioè tutto dal nostro giardino. Ah sì, è tutta roba nostra, tutto bio, assolutamente bio. Andiamo con le ciliegie e facciamo due l'altra. È già lì pronta. Facciamo la terza. Prendiamo le ciliegie, le tagliamo semplicemente a metà. Sì. Anche qua, se volete, le snocciolate. No. E potete anche infrullarle. Qui vabbè, vai veloce. Vostra libera scelta, eh. Io ti do le ciliegie che sono già pronte. Io vedete, le taglio a metà e le metto dentro. Poi tanto quando mangiate togliete il nocciolo. Anche perché è una specie di infuso, sì. Per cui si deve sentire il gusto, ma non è che volete mangiare la vera e propria frutta. È vero che quando avete finito l'acqua potete togliere la frutta e mangiarvi pure anche la frutta. Io lo faccio. Anche perché è buona. Esatto. Poi allora, tenete conto che più è biologica e più ovviamente la frutta lascia sapore. Ovviamente non si può conservare molto a lungo, quindi se lo fate stasera, domani dovete berle. Per forza. E ripeto, più è la frutta è biologica, meglio è. Queste qua lasceranno tantissimo sapore perché sono cose del nostro giardino, quindi preparatevi perché... Queste qua del nostro ciliegio. Domani lasceranno un sapore, ne lasciamo anche qualcuno intera che fa proprio solo scena. Uh-huh. E cosa ci abbiniamo alle ciliegie? Anche qui rametto di rosmarino. Ok. E qui ci mettiamo un goccino di limone. Di succo però, non di fette. Uh-huh. Perché il limone, essendo un gusto molto forte, andrebbe semplicemente a... Stai là. Andrebbe semplicemente a esagerare troppo il gusto, invece a me serve solo che dia quella leggera nota aspra. Ecco qua, riempita la nostra bottiglia, il tappo, e anche qui gli diamo un po' una mescolata. Mm-hmm. Mm. Mi piacciono perché hanno dei colori fantastici. Ecco qua, anche questa bottiglia è pronta. Allora qua, visto che c'è dentro la ciliegia, ci mettiamo la nostra cannuccia rossa. Uh-huh. E voilà. Allora, adesso io invece prendo il limone. Uh-huh. E qui invece lo lascio proprio a pezzi. Ok. Beh, il limone chiaramente immerso nell'acqua lascia molto del suo succo. Se vuoi intanto prendere i ribes e metterceli all'interno. Okay, cominciamo a mettere un po' di acqua fredda. Ok, allora i ribes chiaramente lei li ha raccolti anche se non sono proprio maturi. Li raccoglievo a grappoli. Ce li mettiamo così, però quelli interi chiaramente non lasciano il gusto. No, infatti adesso se me ne lascio poi fuori qualcuno. Ecco, facciamo come abbiamo fatto per le ciliegie, e questi qua un po' più rossi. Me li lascia fuori così. Che potete taglio. Anche spremere se volete. Tranquillamente. Tra l'altro, i ribes a me fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, quindi ne mangio a quintalate. Guarda, direi basta limone, sennò sì. Poi rimane troppo forte di limone. Questo facciamo una cosa un po' più particolare, ci mettiamo limone della menta, che limone e menta, insomma, è la morte sua. Infatti è perfetto. Prendiamo i ribes, prendete un coltello che taglia molto, con della frutta così piccola, perché è pericoloso, se no.
E andiamo a metterceli. E aggiungiamo i ribes che stiamo tagliando, in modo tale che rilascino il gusto del ribes all'acqua. Io adesso faccio una cosa, li taglio e alcuni li spremo proprio, Sì, beh, lasciate comunque qualche ora nel frigorifero, il gusto lo lasciano, lo rilasciano comunque. Allora. Va bene. E poi prendiamo qui e più che altro per dare colore. Anche qualche mirtillo. Però vedete che questa volta non li taglio perché voglio che lasciano un semplice sentore. Ok. Chiudiamo anche qua. Shakeriamo. Asciughiamo bene. La nostra bottiglia. Scuotiamo in modo tale che le fette di limone si mischiano bene alla menta, ai mirtilli, eccetera. Voilà. E qua ci mettiamo una bella cannuccia azzurra. E così, ecco qua. Non so se chiamarli infusi. Allora, in teoria si chiamano proprio acque aromatizzate. Ecco, acque aromatizzate, che è corretto. Sono bellissime, coloratissime e soprattutto buonissime e freschissime. Perfetto, adesso le mettiamo in frigo e le lasciamo almeno tutta la notte, così domani mattina sono belle, belle fresche. Ragazzi, alla prossima ricetta. Un'altra cosa che potete fare, così ve lo dico giusto per curiosità. Se volete, come diceva lui, frullarle, potete fare una cosa diversa. Lasciate stare le bottiglie. Prendete, frullate l'anguria con il basilico e l'acqua. Le mettete dentro o i sacchetti ghiaccio, quelli che fanno i cerchiolini, o li mettete nei vari ghiaccioli. E poi prendete l'acqua e mettete all'interno la frutta. Verrà la stessa identica cosa, solo con un sapore molto più forte. Perfetto. Ciao, chi è che è? Leggo, ma non riesco a leggere. Lorenzo, ciao, grazie, sei gentilissimo. Ciao.